musicisti, adesso abbiamo due musicisti, siamo in abbondanza. Allora celebriamo le ferie dell'Avvento, siamo il 21 dicembre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ci siamo raccolti per partecipare al sacrificio eucaristico. Durante questa celebrazione eucaristica emetteranno la professione di vita evangelica dell'ordine francescano secolare le nostre sorelle Antonella e Silvana. Nel rendimento di grazie al Padre per Cristo, oggi si aggiunge una nuova motivazione di gratitudine, il dono cioè che Egli fa a queste sorelle, chiamandole a vivere nel mondo lo spirito delle beatitudini evangeliche e il dono che fa a noi associando nuovi membri alla nostra fraternità. Chiamati alla sequela di Cristo, il quale offrì se stesso al Padre, ostia vivente per la vita del mondo, siamo insistentemente invitati, in modo particolare oggi, a unire la nostra offerta all'offerta di Cristo. Accostiamo sull'altare del Signore e prima di celebrare i santi misteri riconosciamo umilmente i nostri peccati. Si presentino coloro che chiedono di professare, Antonella Spagnuolo e Silvana Palmisano. Esperienza del tempo della formazione
ci ha confermate nella persuasione che il Signore ci chiama a vivere con loro, seguendo l'esempio di San Francesco d'Assisi. La fraternità accoglie la vostra richiesta e si associa alla vostra preghiera, affinché lo Spirito Santo porti a compimento l'opera del ricominciato. Io ormai ho imparato a memoria un suo messaggio,
Senza Dio non c'è futuro, non c'è speranza, non c'è salvezza. Senza Dio è meglio non essere mai nati. Ecco, quelli che deridono perché noi crediamo, andiamo in chiesa, rischiano forte, perché Gesù dice: guai a voi che ridete, un giorno piangerete. Però adesso vorrei dire delle cose belle, perché dobbiamo stimolarci con le cose belle. E in questi giorni mi hanno colpito alcune, nella di alcuni brani, dove dice: Signore Gesù, quando verrai alla fine dei tempi, tra gli splendori del cielo, accoglici alla tua destra insieme ai tuoi santi. Ecco, Gesù verrà con splendore, sarà più luminoso del sole, pensate. E fa tremare soltanto a pensarci. E pensate, se uno non è preparato, se uno l'ha rinnegato, c'è da, veramente da, una vergogna eterna. Poi un altro brano, quando alla fine dei tempi Gesù verrà nella gloria, dal suo tremendo giudizio ci salvi la grazia divina. Verrà con grande potenza il Re Altissimo per salvare tutte le nazioni. Ecco, verrò presto, disse il Signore, e sarò il vostro premio. Renderò ciascuno secondo le sue opere. Ecco, sono cose veramente enormi, perché Dio ha creato il cielo e la terra e si mostrerà in tutta la sua potenza e si chiamerà a partecipare alla sua gloria eterna. Un'altra cosa che mi ha colpito in questi giorni, perché guardate, capire Dio non è facile, questo Dio creatore del cielo e della terra si fa un bambino. L'ho sentito durante la novena, quando è venuto a predicare il custode di Santa Maria degli Angeli, lo sto sentendo anche adesso durante il settenario. Questo Dio così grande, potente, onnipotente, creatore del cielo e della terra, si fa piccolo come un bambino, fragile, umile. Ma come dice Sant'Agostino, una cosa meravigliosa, lui si fa piccolo, povero, si fa uomo perché l'uomo diventi Dio. E Sant'Agostino esulta: meraviglioso scambio, Dio si fa uomo perché l'uomo diventi come Dio. Guardate che io ho un tremore, gente che non va più in chiesa, non prega più, rinuncia. Ah, io lo dico tante volte, uno ci presentiamo davanti a Dio, potevo essere come Dio, perché il Signore si chiama sempre a farsi come Lui. Voi pensate che uno l'ha rinnegato. Potevo essere come Dio, ti trovi nella più o meno miseria. È meglio non essere mai nati. Sarà una vergogna, ma guarda, la Bibbia parla spesso di vergogna eterna, Ma Gesù, prima citavo la parola giudizio di Versailles, lontano da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. È una cosa molto seria. Siamo tutti poveri peccatori, ma essere così indifferenti e ridere anche su Gesù Cristo, questa è la disgrazia più grande che si possa capitare, perché Dio può assolutamente salvare tutti. È venuto per salvare tutti, è morto in croce per salvare tutti. Però se uno non accetta la sua salvezza, rimane senza salvezza. Se uno non gli ama le cose del cuore, lui non può venire, perché Dio ci ha creati liberi e lui non ci prenderà nel collo, ci salverà per forza, disse Sant'Agostino. Quel Dio che ci ha creati senza che noi l'abbiamo voluto, perché nessuno ha chiesto voglio nascere, siamo nati per grazia di Dio, però dice non ci salverà se noi non lo vogliamo. So, il sì di Maria è fondamentale. E tutti i santi, tutti si sono affidati a Dio, San Francesco, la Madonna, San Giuseppe, gli Apostoli. Ecco, noi dobbiamo imparare questa docilità, aprire le porte a Gesù Cristo che viene. E lui perdona, salva, fa tutto lui, guarisce. Ma se noi rimaniamo nella nostra incredulità, chiusura,
superbi, orgoglio, Dio non può entrare. Ecco, chiediamo in questa Santa Messa anche la grazia perché l'uomo ritorni a Dio, perché la sofferenza di Dio soprattutto è quella di coloro che non vogliono accettare la salvezza che lui offre. Gesù è una sconfitta. Gesù dice: sono morto in croce per salvarti, non voglio la salvezza, è veramente una sconfitta anche per il Signore. Per questo San Francesco, che aveva capito tutto, si impegnava ogni giorno per portare le persone a Dio. E quando Gesù gli è apparso a San Damiano, va a riparare la mia chiesa, era questo, riportare le persone. Sentiamoci anche noi testimoni di Gesù Cristo, perché possiamo trascinare un po' e portare qualcuno verso il Signore. E questa è la cosa più grande che possiamo fare. Gli auguri a Antonella Silvana, il nostro ministro. Benvenuti comunque a tutti ancora, e poi ci faremo gli auguri di buon Natale. Facciamo prima di lì, adesso ci prendo. Fratelli direttissimi, davanti alla fraternità qui radunata insieme ad altri fratelli di Cristo, volete abbracciare quella forma evangelica che si ispira agli esempi e agli insegnamenti di Francesco d'Assisi e che è risposta nella regola dell'ordine francescano secolare? Voglio. Chiamati a dare testimonianza del regno di Dio e a definizzare edificare un mondo più fraterno ed evangelico con gli uomini di buona volontà. Volete essere fedeli a questa vocazione e avere lo spirito di servizio proprio dei francescani secolari? Voglio. Fatti membri del popolo di Dio con il battesimo, irrobustiti nella cresima, con un nuovo dono dello spirito affinché siate testimoni di Cristo con la vita e con le opere. Volete legarvi più strettamente alla Chiesa e collaborare al suo perenne rinnovamento e alla sua missione tra gli uomini? Voglio. La fraternità locale è un segno visibile della Chiesa e comunità di fede e di amore. Voi promettete di collaborare con tutti i fratelli perché la fraternità sia un genuino cenacolo ecclesiale e viva comunità francescana. Preghiamo. Volgi, Signore, il tuo sguardo su queste tue sorelle e infondi nei loro cuori lo spirito del tuo amore affinché possano, con la tua grazia, custodire il proposito di vita evangelica. Per Cristo nostro Signore. Amen. Io, Antonella, poiché il Signore mi ha dato questa grazia, rinnovo le mie promesse battesimali e mi consacro al servizio del suo regno. Perciò prometto di vivere nel mio stato secolare per tutto il tempo della mia vita. Il Vangelo di Gesù Cristo nell'ordine francescano secolare, osservandone la regola. La grazia dello Spirito Santo, l'intercessione della Beata Vergine Maria e di San Francesco e la fraterna comunione mi siano sempre di aiuto affinché raggiunga la perfezione della carità cristiana. Rendiamo grazie a Dio. Come ministro ti ricevo in questa fraternità dell'ordine francescano secolare.
La tua incorporazione in essa è motivo di gioia e di speranza per tutti i fratelli. Io, Silvana, poiché il Signore mi ha dato questa grazia, rinnovo le mie promesse battesimali e mi consacro al servizio del suo regno. Perciò prometto di vivere nel mio stato secolare, per tutto il tempo della mia vita, il Vangelo di Gesù Cristo nell'ordine francescano secolare, osservandone la regola. La grazia dello Spirito Santo, l'intercessione della Beata Maria Vergine e di San Francesco e la fraterna comunione mi siano sempre d'aiuto affinché raggiunga la perfezione della carità cristiana. Rendiamo grazie a Dio. Come ministro ti ricevo in questa fraternità dell'ordine francescano secolare. La tua incorporazione in essa è motivo di gioia e di speranza per tutti i fratelli. Confermo le vostre promesse nel nome della Chiesa. Lo stesso Serafico Padre mi esorta con le parole del Testamento. Se osserverete queste cose, sulla terra siate ripieni della benedizione del Figlio suo diletto, con il Santissimo Spirito Santo e tutte le potenze dei cieli e tutti i santi. Scambiatevi il dono della pace. La pace sia con voi.
canto a pagina 99. Il corpo di Cristo.
alleanza la salvezza dell'anima e del corpo per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie alla benedizione a delle regalini che il ministro e i compagni hanno fatto. Assisti a prima due seduti. Carissima Antonella, carissime e Silvana, come vi sentite? Avete visto quante persone sono venute per voi questa sera, si sono unite spiritualmente, ci hanno dato tutti un po' di forza e coraggio per dire il nostro sì. Questa è una cosa meravigliosa. Grazie a tutti per la vostra preghiera, per noi tanto preziosa, perché siete fedelissimi a questo appuntamento davanti a Gesù insieme a Francesco. Come ben sapete, la professione dell'ordine francescano secolare si contraddistingue dall'imprescindibile riferimento a San Francesco. Abbiamo noi tutti con la professione promesso di vivere il Vangelo alla maniera di San Francesco, seguendo le sue orme, secondo il suo esempio e le indicazioni che ci ha donato, raccolte oggi della nostra amata Aregola dell'Ofs. La vita dei francescani secolari dipende dal Santo Vangelo mediato dal nostro amato Serafico Padre. Dunque noi notiamo, e l'avete detto prima, facendo la professione, che al centro di tutto c'è questo desiderio, c'è questo vivere, amando Cristo, vivendo radicalmente il Vangelo. Ed è quello che ha voluto il nostro Serafico Padre San Francesco. Il problema è che a volte noi ci dimentichiamo questo punto. Io lo sentivo tra i giovani e tutti pensano che la fede sia una sorta di, no, la religione, un insieme di precetti, di regole, e noi ci abituiamo a dire, ah no, come dicono in Perugino, no, non tocca andare a messa, se no è peccato, se non si va a messa. Io cercavo di far comprendere loro invece quello che poi noi stiamo vivendo, cioè vivere radicalmente il Vangelo e vivere un incontro con Gesù. Cioè Gesù, pochi minuti fa, si è reso presente su questo altare, è entrato nel nostro corpo, con il suo corpo, il suo sangue, e ci trasforma in Lui, ci ha trasformato in Lui. Allora capite che vivere il Santo Vangelo, professare la regola dell'Ofs, desiderare di amare totalmente Gesù sul suo esempio, significa lasciarsi trasformare da un intimo rapporto con Lui. Dunque non è, le regole sono importanti, i precetti sono importanti, ma non sono il fine della nostra vita, ma semplicemente il mezzo che ci aiuta a camminare, come tante cose. E allora quando tu entri nel rapporto di amore con Lui, realmente presente, qui vicino a noi, dentro di noi, allora capisci che tutto cambia. Cambia tutto perché è un rapporto d'amore con l'amato. Allora cerchi, come diceva Santa Teresa di Lisieux, di fargli piacere in tutto. Ed è un'altra cosa, è un'altra logica. Allora è peccato, non è peccato perché non si deve fare questo, peccato, ma Signore, io non voglio fare questo perché ti amo profondamente e so che questa cosa farebbe soffrire te, fa soffrire principalmente me, perché vado contro me stesso e la mia natura, perché tu ci hai creati per amare. Dunque vivere il Vangelo alla maniera di Francesco, come avete professato, come abbiamo professato tutti, significa questo: amarlo totalmente, amare Dio e il prossimo come noi stessi. E la seconda parte è molto importante per noi francescani secolari, è che abbiamo ricevuto una regola, ma da chi abbiamo ricevuto questa regola? L'abbiamo
abbiamo ricevuto dalla Chiesa, che è nostra madre. E come diceva Padre Alfio, per noi è fondamentale essere riconoscenti e amare la nostra cara madre, Chiesa, come possiamo amare alla maniera di Francesco. E sappiamo che Francesco ha riformato la Chiesa in quel tempo, ma l'ha riformato iniziando da se stesso. Dunque, quando vediamo le cose sbagliate, ricordatevi sempre di pregare, di offrirci tutti per il Papa, per la Chiesa, e di iniziare a riformare noi stessi prima degli altri, perché la riforma di noi stessi è contagiosa e cambia la storia. Allora, questa regola che noi abbiamo ricevuto e le Costituzioni le dobbiamo ruminare, perché sono proprio quella la mediazione per vivere bene il Vangelo del Francescano. Ok? Possa la Beata Vergine Maria assistere in questo percorso insieme al Serafico Padre San Francesco. Avete la grazia di essere qui proprio davanti a Lui, che vi benedice. E grazie per la vostra testimonianza, per la vostra presenza e vicinanza in tutto. Siete tanto preziosi. Il Signore vi pace. Un'altra cosa, il nostro Davide vuole farti una sorpresa questa sera. Prego Davide, ti lascio la parola. Davide è il figliolo di Simpatico. Carissima mamma e carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Volevo donare un sacrificio di lode oggi e un augurio a mia madre e anche a tutti voi, come il Signore mi ha concesso nel cuore. L'ho meditato in tre punti che racchiudono una delle caratteristiche che contraddistinguono la seconda persona della Trinità, ovvero Gesù, e la stessa Trinità, stessa nella sua unione, la verità. Il primo punto è la verità prima di tutto. Ogni essere umano per sua natura è alla ricerca della verità e, come sta scritto in Marco 4:23, chi ha orecchie per intendere, intenda. Il Signore oggi ci ha fatto grazia ed ha concesso a te, cara mamma, e anche a te, Antonella, ed ha prima suscitato nel profondo dei vostri cuori la decisione poi trasformatasi in volontà di divenire parte di questa famiglia. Avete come padre Francesco d'Assisi, oltre che un bambino. Dice infatti, invitando i suoi futuri discepoli nel Vangelo di Giovanni, venite e vedrete. In questo momento di gioia, Gesù, unica nostra certezza, si manifesta benedicendo di mamma e ti ha mostrato la via preparata dalla Santissima Trinità per te. La tua vita sia in appartenenza all'ordine francescano secolare. Dice il nostro Signore, io sono la via, la verità e la vita. Gesù sia sempre per tutti noi via che porta al Padre, verità che redime, e custodiscici con lo Spirito Santo il tuo corpo. E lo Spirito Santo ci custodisca per la vita eterna insieme al corpo di Cristo che tutti i giorni la mamma e la grazia di consumare. Il Signore ti faccia grazia e lo sigilli nel tuo cuore, ora e sempre, e porti a compimento, come ha detto Luca prima, la sua opera su di te. La seconda parte che volevo, il secondo augurio che volevo farti era secondo la verità che ti renderà vivere. L'Evangelista Giovanni riporta fedelmente le parole di Gesù, la verità che renderà liberi. E la verità è Gesù stesso, nelle sue opere e parole. Amare ed essere liberi è questione di una scelta. Una scelta non senza prove, senza sofferenze.
Nel Siracide, infatti, possiamo vedere: accetta quanto ti capita e sii paziente delle vicende dolorose, perché con il fuoco si trova l'oro e gli uomini ben accetti nel crogiolo del dolore. Affidati a lui ed egli ti aiuterà. Segui la via dritta e spera in lui. Gesù ti faccia grazia, come a Serafico Padre Francesco, che si giri nel tuo cuore ora e sempre la letizia della sofferenza, via necessaria per seguire Gesù sul corpo, ma poi eternamente nella gloria del Padre. L'ultimo punto è: la verità vince su tutto. Nel capitolo 5 della prima lettera di San Giovanni Apostolo dice: sappiamo anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere il vero Dio. E noi siamo nel vero Dio e nel Figlio suo Gesù Cristo. Egli è vero Dio e vita eterna. A monte di questo Gesù stesso disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre per mezzo di me. Il mio augurio per te, mamma, è che il corpo e il sangue di Cristo appunto ti custodiscano per questa vita eterna, e lo dico anche per tutti voi, fratelli e sorelle. Sta scritto: chiedete e vi sarà dato. Ecco, è quello che ho chiesto oggi. Concludo questo augurio citando il cantico più solenne che io conosca, e che è quello del profeta Daniele: benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di ogni lode e gloria nei secoli. Ci approcede e ci accompagna sempre il nostro Gesù Cristo, ora e sempre, fino alla fine di questo esilio terreno. E così sia. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre si vedrà. Grazie di cuore, caro Davide. Due avvisi. Adesso se c'è un piccolo dono per voi, per metà del NOS, adesso diamo la benedizione e poi sarà consegnato questo pensiero. Poi siete tutti invitati al rifresco nei locali dell'ex facoltà di. Grazie veramente. Buon Natale a tutti. Il nostro aiuto nel nome del Signore è già fatto cielo e terra. Eterno Padre, la tua parola santifica tutte le cose, fondi la tua benedizione su questi oggetti religiosi. Concedi a chi li porta e li prega con fede di ottenere per l'intercessione di San Francesco la salute del corpo, la protezione dell'anima, per Cristo nostro Signore. Amen. La benedizione di Dio potente, Padre. Un attimo la benedizione e poi distribuisci. Faccia riflettere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Per l'intercessione di San Francesco scenda su tutti voi la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.